Ricordo che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato nella seduta del 14 aprile 2021 l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali su richiesta del gruppo Fratelli d'Italia, per la quale è stato acquisito l'assenso dei Presidenti della Camera e del Senato. Il programma integrato in distribuzione vede quindi anche le audizioni delle associazioni delle categorie produttive. L'ordine del giorno reca l'audizione della professoressa Fabrizia Lapecorella, che nella sua qualità di direttore generale delle finanze sovrintende al complesso e articolato sistema di banche dati costituito dal sistema informativo della fiscalità. È in tale veste che vorrà delinearcene un quadro di sintesi, illustrandoci inoltre il livello di interoperabilità fra le banche dati medesime e coi sistemi delle amministrazioni locali. Do inoltre il benvenuto al direttore della Direzione Studi Ricerche Economico-Fiscali, Maria Teresa Monteduro, al direttore della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Giovanni Spalletta, e al direttore del Sistema Informativo della Fiscalità, Federico Figliani, che sono collegati in videoconferenza. Buongiorno. Cedo quindi la parola al direttore generale, che ringrazio per la sua disponibilità anche per essere qui fisicamente. Prego, direttore. Grazie Presidente, ringrazio lei e gli onorevoli deputati e senatori per l'opportunità di illustrare oggi dinanzi a questa Commissione le principali evoluzioni del SIF negli ultimi anni, volte sia a consolidare l'unitarietà delle infrastrutture di supporto alle attività istituzionali delle strutture dell'amministrazione finanziaria, sia a modernizzare le basi informative. In questa occasione intendo anche offrire alla Commissione un'informazione compiuta sulle banche dati gestite dalle strutture organizzative della fiscalità e sui servizi offerti dal Dipartimento delle Finanze alle altre pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle imprese. Nell'ultimo anno l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza la straordinaria resilienza delle strutture del sistema informativo della fiscalità, in grado di offrire una risposta rapida agli eventi legati al Covid-19. La dimostrazione di questa capacità è stata verificata anche nella celerità con cui si è passati alla modalità di lavoro a distanza. Nel giro di poche settimane, più di 60.000 funzionari dell'amministrazione finanziaria sono stati messi nelle condizioni di effettuare il lavoro agile, dimostrando che l'investimento nell'information technology è una strada di crescita, di creazione di valore in generale. Il prossimo passo consisterà nello strutturare e ampliare il campo di applicazione delle novità, la cui diffusione è stata in qualche modo accelerata dall'emergenza pandemica, lo smart working, il cloud enabling, il data lake, il data analytics. Sono questi gli ambiti rispetto ai quali, con il supporto dei più recenti sviluppi tecnologici del mondo IT, come intelligenza aumentata, machine learning o la realizzazione strutturata di un ecosistema di application programming interface, potremo cavalcare le trasformazioni imposte da quella che sarà l'era post-Covid-2019. L'obiettivo di medio e lungo termine deve essere quello di uniformare e allargare all'interno dell'amministrazione finanziaria le competenze e i processi che sottendono questo ulteriore passaggio alla trasformazione, per consentire alle strutture del sistema informativo della fiscalità di utilizzare in modo ottimale i nuovi servizi IT. Il sistema informativo della fiscalità è uno dei sistemi informativi di maggiori dimensioni e rilevanza a livello internazionale. È costituito dall'insieme di componenti tecnologiche, scusatemi, apparati di sicurezza e di rete, banche dati e archivi gestiti dal partner tecnologico SOGEI presso un unico data center centrale a Roma. Poter disporre di un unico data center con infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise e gestite da un unico partner tecnologico ha portato e porta a una gestione razionale e ottimizzata dell'information and communication technology, eliminando duplicazioni di apparati. Un unico data center accentrato consente infatti la gestione e l'erogazione di servizi, realizzando economie di scala, condivisione e riutilizzo di apparati e applicazioni, nonché ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione grazie agli elevati volumi di utilizzo. Viene inoltre facilitata la gestione unitaria e condivisa dei progetti strategici, in quanto la catalogazione uniforme delle banche dati e dei servizi costruiti sulle stesse permette, per tutte le strutture della fiscalità, una visione immediata sulla fattibilità dei progetti in termini di informazioni e servizi disponibili e quindi riutilizzabili, oppure di nuove informazioni non presenti ad acquisire o di nuovi servizi da implementare, tutto ciò con notevoli risparmi in termini di costi e te di tempi e costi di realizzazione.
Oggi posso affermare che gli standard tecnici presenti e applicati nel sistema informativo della fiscalità rimuovono ogni vincolo tecnologico per quanto riguarda l'integrazione dei servizi e lo scambio di dati e informazioni all'interno del sistema informativo della fiscalità. Il sistema informativo della fiscalità deve essere considerato come un'unica piattaforma interoperabile per costruzione e per definizione. Questo consente alle strutture organizzative del sistema informativo della fiscalità, nell'analisi dei processi di business, di concentrarsi sulla progettazione della soluzione informatica, essendo la fruibilità di banche dati e servizi, ovviamente nel rispetto della normativa, compresa quella sulla tutela dei dati personali, disponibile per definizione. I titolari delle informazioni espongono e progettano i servizi applicativi interni verso altre pubbliche amministrazioni o verso cittadini e imprese che insistono sulle banche dati per lo scambio di informazioni in modalità integrata e condivisa. Possiamo quindi affermare che il SIF costituisce un ecosistema digitale in cui possono essere instaurate forme collaborative e di condivisione di strumenti, di tecnologia, di informazioni e di servizi. Aggiungo che il duplice ruolo rivestito dal Dipartimento delle Finanze, che da un lato è il coordinatore del sistema informativo della fiscalità e dall'altro è soggetto delegato all'esercizio del controllo analogo sulla SOGEI, ha consentito di accrescere ulteriormente l'efficienza operativa della società attraverso l'approvazione di un portfolio unitario dei servizi tecnologici di base erogati nei confronti di tutti i clienti, sia in house sia al di fuori del mondo MEF e SIF, permettendo in questo modo di ottenere, grazie al possibile utilizzo dei servizi a catalogo, anche un costo unitario più basso, in quanto calcolato sul totale dei potenziali clienti. Il valore aggiunto dell'ecosistema digitale per la fiscalità e i vantaggi dell'approccio unitario rispetto a temi assai delicati, quali quello della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali, possono essere illustrati con riferimento ad alcuni progetti trasversali rispetto alle strutture del SIF. Il primo tema è quello della virtualizzazione delle postazioni di lavoro. L'emergenza sanitaria tuttora in corso ha contribuito ad accelerare il processo di trasformazione della postazione di lavoro, consentendo al lavoratore di avere accesso al proprio desktop d'ufficio, indipendentemente dalla presenza fisica in ufficio. A questo fine è stata sviluppata e resa disponibile una piattaforma di accesso da remoto al desktop della postazione di lavoro presso l'amministrazione finanziaria, che ha consentito a tutti gli utenti del SIF di poter lavorare in sicurezza fuori dalla sede di servizio. Riporto dei dati che mostrano i volumi delle postazioni di lavoro gestite. Il dato aggiornato a dicembre 2020 è complessivamente di 61.223 postazioni di lavoro gestibili da remoto. Il passo successivo, già in fase di realizzazione presso il Dipartimento delle Finanze e che costituirà presumibilmente la soluzione che tutte le strutture adotteranno, è quello relativo alla completa virtualizzazione della postazione di lavoro, ottenuta disancorando la dipendenza fisica dell'attività lavorativa dalla presenza in sede di un desktop fisico. L'utente opera su spazi di memoria non fisici ma virtuali, messi a disposizione dal partner tecnologico, cui si accede con proprie credenziali, collegandosi non più al proprio PC d'ufficio, con totale dipendenza da esso, ma con qualsiasi strumento, personal computer, laptop, tablet o smartphone, alla propria postazione di lavoro virtuale. Questo è un cambiamento epocale, perché allo stato questo sistema ha funzionato perfettamente, ma richiede crucialmente che ci sia acceso il PC in ufficio. Invece il passo successivo è virtualizzare completamente la postazione di lavoro, quindi indipendentemente dal fatto che in ufficio ci sia o meno un PC e sia o meno acceso, sarà possibile ai funzionari accedere alla loro postazione di lavoro virtuale. Un ulteriore progetto trasversale importante è quello di Identity and Access Management, un punto di non sufficiente integrazione in ambito SIF è costituito dal sistema dei controlli degli accessi agli ambienti di lavoro e ai servizi erogati, e questo perché non c'è omogeneità tra la soluzione utilizzata per gli utenti interni e quella dedicata agli utenti esterni. Le strutture del SIF hanno quindi deciso di sviluppare un nuovo sistema che andrà a sostituire gradualmente le soluzioni attualmente in uso, sia per l'interno che per l'esterno, attraverso una soluzione centralizzata, fruibile a qualsiasi dispositivo e che, ove richiesto alla struttura organizzativa, può richiedere un sistema di autenticazione forte a due fattori in conformità alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il nuovo sistema garantisce un più efficace rilevamento di orario e durata degli accessi con effetto deterrente nei riguardi di eventuali accessi non autorizzati. Un ulteriore progetto orizzontale è quello che riguarda la sicurezza cibernetica, la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali. Su questi temi assai delicati e in un contesto come quello del sistema informativo della fiscalità, di continua gestione di dati personali su piattaforme digitali, occorre premettere che la normativa di settore è intervenuta recentemente
per mutare radicalmente la prospettiva. Per esempio, mentre nell'ormai abrogato codice della privacy i rischi relativi alla tutela dei dati personali si affrontavano mediante l'applicazione di misure minime universali, per cui la mera adozione delle stesse garantiva la compliance normativa, oggi i soggetti che trattano dati personali hanno la responsabilità di dover individuare le misure tecniche e organizzative adeguate alle circostanze e di dover documentare le proprie scelte. Allo stesso modo, la recente normativa sulla sicurezza cibernetica, ancora incompleta, è chiara nell'affidare agli stessi titolari delle funzioni amministrative il compito di individuare le attività essenziali in relazione alla sicurezza nazionale. Infine, le misure di sicurezza informatica diramate dall'AGI, piuttosto che elencare le misure puntuali, stabiliscono le classi dei controlli applicabili, incentivando un percorso di continuo innalzamento delle garanzie sulla base della realtà contingente della singola amministrazione. È importante sapere che, anche relativamente a questi temi, le strutture del SIF operano condividendo metodologie e analisi e offrendo una solida garanzia di efficienza nella gestione delle complesse problematiche connesse. Vorrei chiudere questa parte spendendo alcune parole nella presentazione del documento relativo alle banche dati del SIF aggiornato ad aprile 2021 che consegno a questa Commissione, prima di passare alla presentazione delle banche dati e dei servizi offerti dal Dipartimento delle Finanze. Nel patrimonio informativo del SIF confluiscono certamente due delle banche dati di interesse nazionale, l'anagrafica contribuenti e partite IVA e la banca dati integrata del catasto dei terreni fabbricati e della pubblicità immobiliare. Ma di esso fa parte a pieno titolo una vasta gamma di basi di dati, la cui mappa aggiornata è descritta in questo documento che vi lascio. Basi dati che sono a supporto dello svolgimento di numerose funzioni pubbliche della disciplina del federalismo fiscale, dalla disciplina del federalismo fiscale all'erogazione della giustizia tributaria, dall'amministrazione dei servizi e dei tributi doganali al presidio statale nel settore dei giochi e dei tabacchi, dall'esercizio della riscossione alla valorizzazione del patrimonio demaniale fino alla repressione degli illeciti, delle frodi e dei reati a carattere fiscale e finanziario. Per ciascuna delle banche dati nel documento vengono evidenziati il contenuto in termini generali e lo scopo per le quali sono utilizzate. Sono inoltre elencate le tipologie di informazioni contenute che sono state aggregate secondo criteri di omogeneità per natura ed utilizzo. Questa audizione è un'occasione importante per illustrare i principali avanzamenti conseguiti negli ultimi anni per modernizzare le basi informative del SIF, migliorare la qualità e quantità delle banche dati utilizzate per le finalità istituzionali e per rispondere in modo sempre più efficiente ed efficace alle richieste di informazioni online di cittadini e stakeholders istituzionali. Negli anni recenti il programma di modernizzazione delle basi informative dell'anagrafe tributaria si è mosso lungo tre direttrici. La prima è rappresentata dai processi di integrazione delle banche dati amministrative di fonte esterna che hanno progressivamente consentito di far dialogare una pluralità di fonti informative e di effettuare analisi economiche e statistiche sempre più complesse e di valutare gli effetti delle politiche fiscali in un contesto caratterizzato da fenomeni sempre più interconnessi. La seconda direttrice di sviluppo è il rafforzamento quantitativo e qualitativo della capacità di risposta alle domande di informazione statistica attraverso una diffusione sempre più capillare di dati statistici e informazioni online che si basa su tre capisaldi: rilevanza e tempestività dell'informazione statistica, dialogo continuo con le istituzioni, i centri di ricerca e i cittadini per costruire un rapporto di fiducia con gli utilizzatori delle statistiche, utilizzabilità degli open data con i quali viene trasferita, almeno in parte, agli utenti la possibilità di rielaborare i dati e produrre informazione statistica in autonomia. Infine, la terza direttrice di sviluppo è legata all'impulso impresso, allo sviluppo di nuove soluzioni infrastrutturali per l'analisi dei dati che potranno massimizzare le potenzialità del patrimonio informativo delle banche dati e anagrafe tributarie, con l'obiettivo di dare alle domande di informazione risposte più puntuali, con un livello di precisione spaziale e temporale maggiore, e di esplorare nuovi livelli di analisi grazie alla capacità di mettere in relazione dati e fonti diverse in forma strutturata e destrutturata, imprimere una maggiore standardizzazione ed efficienza ai processi di acquisizione e utilizzo dei dati. Dopo questa premessa posso passare a descrivere le principali banche dati e i principali servizi del Dipartimento delle Finanze, che sono comunque illustrati in un secondo documento che lascio agli atti di questa seduta. A fronte di crescenti richieste di informazioni statistiche determinate dalla necessità di analizzare e governare i profondi cambiamenti sociali ed economici e quindi fiscali registrati nel Paese, il Dipartimento delle Finanze ha rafforzato negli anni più recenti i processi di integrazione puntuale delle informazioni provenienti dagli archivi amministrativi, dalle tradizionali indagini statistiche campionarie e dalle nuove fonti di dati amministrativi che si sono rese disponibili. Questi processi di integrazione, che sfruttano in modo
ottimale l'interoperabilità dei sistemi formativi degli enti pubblici sono la condizione necessaria per lo sviluppo dei modelli economici e statistici che possono essere utilizzati per rafforzare le attività istituzionali di valutazione e monitoraggio delle politiche fiscali. L'emergenza pandemica ha sottolineato con forza drammatica quanto la resilienza del sistema economico, ovvero la sua capacità di assorbire gli shock, riassestarsi e reagire, dipenda anche dalla capacità di disporre e di elaborare tempestivamente le informazioni disponibili in tempo reale. Sin dal 2001 il Dipartimento delle Finanze si è dotato di un insieme di modelli di microsimulazione costruiti quasi esclusivamente sui dati delle dichiarazioni fiscali e utilizzati sistematicamente per la valutazione dell'impatto finanziario delle riforme, delle disposizioni in materia tributaria e degli effetti distributivi sull'universo dei contribuenti. Va ricordato tuttavia che ai fini della valutazione dell'analisi delle politiche fiscali, le informazioni desumibili delle dichiarazioni dei redditi presentano alcuni limiti informativi che non consentono di utilizzarle per analisi socio-economiche. In primo luogo, nelle dichiarazioni sono disponibili le sole variabili riportate che non solo possono modificarsi nel tempo a seguito di nuove variazioni normative, ma che possono anche essere soggette a fenomeni di underreporting, e questo è ovviamente il caso dei redditi dichiarati. In secondo luogo, le analisi di tipo redistributivo possono essere effettuate per l'universo dei contribuenti e non per l'intera popolazione e o per le famiglie anagrafiche, in assenza di informazioni nelle dichiarazioni sulle caratteristiche familiari. Lo sfruttamento sistematico delle fonti amministrative e di altre tipologie informative consente di superare questi limiti con notevoli molteplici vantaggi. Innanzitutto migliora la capacità informativa degli output attraverso elaborazione e analisi in grado di tener conto delle eterogeneità presenti tra i soggetti, quindi famiglie, individui, delle interrelazioni tra diverse variabili socio-economiche, degli effetti simultanei delle politiche sui redditi, sui consumi e sulla ricchezza. Aumentano le potenzialità delle simulazioni delle policy, includendo, oltre le simulazioni di politiche tributarie, anche quelle relative a strumenti per il sostegno ai redditi e a strumenti di welfare. Infine, i soggetti, individui o famiglie, possono essere seguiti nel tempo e si amplia la possibilità di cogliere le trasformazioni e i cambiamenti di stato in relazione agli eventi del ciclo di vita. Per sfruttare queste potenzialità, negli ultimi anni il Dipartimento delle Finanze ha impresso una forte accelerazione alla progressiva integrazione puntuale delle banche dati di fonti amministrative con le indagini campionarie dell'Istat, ovvero all'indagine sui redditi e sulla condizione di vita delle famiglie e all'indagine sulla spesa e sui consumi delle famiglie. Attraverso il codice fiscale di ciascun soggetto, questi dataset integrano puntualmente le informazioni anagrafiche e demografiche degli individui desumibili al campione Istat con le informazioni che derivano dalle dichiarazioni fiscali e dagli archivi catastali e consentono di effettuare analisi sia su base individuale sia su base familiare. Sulla base delle banche dati integrate viene costruito e aggiornato periodicamente il modello di microsimulazione tax benefit del DF, che è utilizzato sia per effettuare le valutazioni dell'impatto finanziario delle riforme fiscali, sia per effettuare analisi redistributive, catturando per esempio gli effetti delle variazioni di aliquote sul reddito equivalente delle famiglie e non solo sul reddito degli individui che appunto presentano la dichiarazione. Nel corso dell'ultimo anno è stata effettuata inoltre l'integrazione puntuale del modello di microsimulazione IRPEF, che sfrutta le informazioni sui redditi delle famiglie, e del modello di microsimulazione IVA, costruito invece sulla base delle informazioni dei consumi delle famiglie. Questa innovazione, recentissima, consentirà di simulare simultaneamente gli effetti congiunti di riforme che potrebbero incidere sia sui redditi sia sui consumi. Ulteriori sviluppi sono possibili attraverso l'integrazione di questi dataset con i dati desumibili dall'anagrafe dei rapporti finanziari che il Dipartimento delle Finanze può utilizzare per fini delle valutazioni di impatto della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale ai sensi dell'articolo 11,4 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201. Questa ulteriore estensione, ovvero l'integrazione puntuale con i dati campionari, consente di migliorare in modo significativo la valutazione e la simulazione di importanti strumenti che includono anche le variabili della ricchezza finanziaria, quindi come l'indicatore ISEE utilizzato per l'accesso alle prestazioni sociali, ma anche per l'accesso al reddito di cittadinanza. Consente inoltre di elaborare ulteriori analisi redistributive sui patrimoni finanziari, nonché sulle correlazioni tra reddito e ricchezza immobiliare e mobiliare. In questo contesto, l'emergenza epidemiologica offre un'opportunità per intraprendere iniziative utili a rafforzare e rendere più agevole l'integrazione e l'uso per finalità di interesse pubblico
dei dati amministrativi a fini previsivi e di analisi economica. La pandemia ha infatti mostrato che i progressi fatti negli ultimi anni in materia di sistematizzazione, integrazione e accessibilità delle fonti non consentono ancora di estrarre da queste informazioni tutto il valore pubblico, non consentono di estrarlo con i tempi e modi dettati dall'evoluzione e dalla natura e degli specifici eventi che la collettività si trova oggi a dover affrontare. Per valutare l'impatto finanziario e distributivo delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese si è reso infatti necessario aggiornare in tempo reale le banche dati utilizzate per monitorare gli effetti delle politiche di contenimento dell'emergenza, e l'analisi degli effetti sociali ed economici dello shock pandemico è stata effettuata negli ultimi mesi attraverso tecniche previsive di nowcasting che consentono di fornire previsioni nel breve periodo sfruttando informazioni tempestive e affidabili desumibili con frequenza mensile o trimestrale dalle banche dati amministrative. Dal 2020 il Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con SOS SPA, un'altra società in-house del MEF, ha integrato i dati delle dichiarazioni fiscali, imposte dirette IVA e bilanci delle società di capitali con le informazioni derivanti dall'archivio della fatturazione elettronica e delle liquidazioni periodiche IVA. Questi importanti avanzamenti hanno permesso di simulare l'andamento del fatturato e dei costi delle imprese in modo tempestivo e sufficientemente robusto ai fini della valutazione di impatto dello shock pandemico su variabili indicatori economici di vario tipo, come per esempio l'utile di cassa o il fabbisogno di liquidità delle imprese. La messa a regime dell'utilizzo dei dati della fatturazione elettronica e in futuro dei dati sulla trasmissione telematica dei corrispettivi che forniscono rilevazioni ad alta frequenza rappresenta una novità di assoluto rilievo, sia per aggiornare in tempo reale le consuete elaborazioni dei dati annuali e costruire indicatori utili anche ai fini di previsioni di tipo congiunturale, sia per contribuire al disegno di politiche economiche sempre più efficaci a contenere gli effetti economici negativi dell'emergenza epidemiologica. Dal 2016 il Dipartimento delle Finanze ha impresso un radicale cambiamento ai processi di diffusione dell'informazione statistica sulle dichiarazioni fiscali, sulle entrate tributarie, aprendo nuove prospettive di navigazione dinamica per gli utenti e di georeferenziazione delle informazioni. Sul sito del DF sono consultabili le statistiche e le dichiarazioni fiscali, l'osservatorio delle partite IVA, le statistiche sugli indicatori sintetici di affidabilità, le statistiche sull'8 per 1000 e sul 2 per 1000. Regioni, province e comuni possono accedere alle statistiche sulle dichiarazioni fiscali del proprio territorio, all'osservatorio sulle partite IVA su base annuale. I comuni in particolare possono disporre di strumenti di simulazione del gettito dell'addizionale comunale IRPEF e dell'IMU, con i quali possono valutare ipotesi di modifica delle aliquote ed esenzioni dei tributi propri. Tutte le informazioni messe a disposizione degli utenti istituzionali e dei cittadini sono corredate da analisi di dati, variazioni normative e note metodologiche. Le informazioni sulle entrate tributarie e sull'andamento del gettito vengono diffuse sul sito del Dipartimento attraverso bollettini, report, file dati in formato foglio di lavoro e anche in formato open data. L'aggiornamento è mensile, i dati vengono forniti secondo le classificazioni contabili del bilancio dello Stato e del Sistema Europeo dei Conti che costituiscono il riferimento per la finanza pubblica e per la politica fiscale. In particolare il Dipartimento predispone la consuntivazione mensile delle entrate per il bollettino delle entrate tributarie e per il rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive che è fatto in collaborazione con le Regioni Generali dello Stato che sono pubblicati sui siti web del Dipartimento delle Finanze e del MEF. Pubblica il report mensile sulle entrate tributarie da modello di versamento F24, fornisce dati di gettito agli enti istituzionalmente preposti all'elaborazione di statistiche di finanza nazionale, unionale e internazionale. Di recente è stato elaborato e pubblicato sui siti web del Dipartimento e del Ministero il report analisi statistiche sulle rilevazioni dei flussi mensili e dati della fatturazione elettronica, che offre un quadro sintetico, aggiornato e sistematico della dinamica settoriale e regionale dei flussi informativi estratti dalla banca dati della fatturazione elettronica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'aggiornamento costante di uno dei nostri applicativi Magister, che è il principale strumento utilizzato per il monitoraggio delle entrate, consente l'elaborazione periodica di tutte le analisi relative all'andamento del gettito dei principali tributi erariali e territoriali. Il Dipartimento delle Finanze aggiorna annualmente gli archivi statistici delle dichiarazioni fiscali distinte per persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali, IVA e IRAP. Le informazioni sono trattate statisticamente per assicurare un'elevata qualità dei dati in linea con il codice italiano delle statistiche ufficiali. Gli archivi delle dichiarazioni dei redditi consentono di costruire serie storiche utilizzate anche per la costituzione
dei data warehouse, statistiche sulle dichiarazioni e per le pubblicazioni delle statistiche in ambito SISTA, nel Sistema Statistico Nazionale, disponibili per tutti gli utenti sul sito del Dipartimento delle Finanze in una modalità open data e facilmente fruibile. Sono disponibili sul sito del Dipartimento i dati di maggiore rilievo, componenti reddituali, elementi di base imponibile, agevolazioni e imposte estratti dalle dichiarazioni e classificati per attività economica, per territorio e per dimensione. E sono anche disponibili le statistiche e dati IRPEF su base comunale, in serie storica, su piattaforma open data, utili per analisi economiche e territoriali. Gli archivi statistici e le dichiarazioni fiscali sono largamente utilizzati per effettuare analisi economica. Alcuni studi sono stati recentemente pubblicati nella collana di working paper del Dipartimento delle Finanze, che trovate sul nostro sito. L'osservatorio sulle partite IVA contiene le informazioni anagrafiche sulle partite IVA che vengono pubblicate trimestralmente sul sito del Dipartimento. L'osservatorio si basa su un data warehouse che consente di effettuare analisi aggiornate mensilmente e contiene le caratteristiche anagrafiche delle partite IVA e dei loro titolari desunte dall'archivio anagrafico. I principali dati estratti dal data warehouse vengono pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze. Nel corso del tempo le informazioni sono state progressivamente estese. A partire dal 2014, in considerazione dell'importanza crescente delle attività economiche esercitate dagli immigrati, nella banca data è stata introdotta una nuova dimensione di analisi in base allo stato di nascita delle persone fisiche titolari di partita IVA. Queste informazioni si aggiungono a quelle già precedentemente inserite riguardanti l'opzione per i regimi agevolati, quali il regime di vantaggio e il regime forfettario, caratterizzati da un trend di adesione di contribuenti continuamente in crescita. La base dati che consente analisi dettagliate a livello territoriale è pubblicata nell'area riservata del portale del federalismo fiscale e consente a regioni, province e comuni di effettuare interrogazioni puntuali sulle informazioni aggregate a livello territoriale relative alle dichiarazioni dei redditi IVA, IRAP, fiscalità immobiliare e osservatorio sulle partite IVA. Sono anche offerti dal Dipartimento servizi ad elevato valore aggiunto, quali il simulatore addizionale IRPEF comunale e il simulatore IMUTASI, che consentono agli enti locali di assumere in piena consapevolezza decisioni di politica fiscale locale, analizzando ex ante gli effetti di eventuali decisioni di variazione di aliquote o di base imponibile. Uno dei campi di applicazione più importanti del SIF è rappresentato dalla banca dati immobiliare integrata. Dal 2008 il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno avviato un progetto finalizzato a costruire e aggiornare la banca dati immobiliare integrata, incrociando puntualmente le informazioni sullo stock di immobili contenute negli archivi catastali e le informazioni reddituali e anagrafiche dei proprietari estratte dalle dichiarazioni dei redditi. La mappatura puntuale degli immobili e dei relativi proprietari avviene mediante incroci da cui sono desumibili informazioni su ubicazione, tipologia, dimensione e titolarità degli immobili, le dichiarazioni dei redditi e le banche dati e versamenti in mutasi. Il miglioramento delle procedure utili alla mappatura dell'universo degli immobili e dei relativi proprietari nel corso degli anni ha consentito di integrare informazioni sempre più dettagliate. In particolare, attualmente la banca dati è alimentata dalla banca dati del cadastro edilizio urbano, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IVA, gli atti del registro, dalla banca dati dei versamenti F24 per IMU e TASU, delle quotazioni OMI, dei dati ISTAT e dei certificati consuntivi dei comuni e alla banca dati sugli immobili pubblici del Dipartimento del Tesoro. Il matching tra queste banche dati avviene in diverse fasi, attualmente sono in tre fasi essenzialmente. Attualmente sono censite nella banca dati oltre 68,5 milioni di unità immobiliari, di cui 59 milioni di proprietà delle persone fisiche, 7,9 milioni di proprietà di persone non fisiche, circa 1,6 milioni di proprietà mista. Per effettuare valutazioni sulle proprietà immobiliari delle persone fisiche e analizzarne la composizione, ogni anno i proprietari di immobili e persone fisiche sono collegati ai loro immobili in base alla categoria immobiliare e al possesso. La banca dati è inoltre integrata con i trasferimenti immobiliari, gli atti di locazione, i compravendite, donazioni e successioni, che sono dati annuali di ciascun contribuente proprietario. L'archivio statistico integrato con tutte le evidenze degli atti dei soggetti coinvolti è costantemente utilizzato per tutte le analisi effettuate dal Dipartimento delle Finanze sui flussi immobiliari e sulla fiscalità relativa. Per rendere fruibili le informazioni è stata inoltre realizzata l'applicazione Fiscalità Immobiliare, che consente il monitoraggio e la navigazione delle informazioni relative al patrimonio immobiliare nella sua composizione territoriale fino a livello comunale e di effettuare interrogazioni sulle caratteristiche proprie degli immobili. Inoltre, sul sito del Dipartimento delle Finanze è stata resa disponibile l'applicazione web
che permette l'interrogazione delle informazioni statistiche del volume immobili in Italia e rende disponibili su mappe tematiche e cartografiche a diversi livelli territoriali i dati più significativi, riferiti per esempio al tax gap dell'IMU e alle rendite immobiliari. I dati immobiliari sono comunque disponibili in formato open data. Lo sviluppo della banca dati immobiliare integrata e gli aggiornamenti successivi ha consentito al Dipartimento di predisporre analisi utili per le valutazioni di impatto della tassazione immobiliare e di effettuare la navigazione di tutte le informazioni relative al patrimonio immobiliare e di predisporre analisi e studi sugli impatti delle variazioni normative che hanno interessato la fiscalità immobiliare a livello territoriale. L'enorme mole di dati contenuti nei database nella disponibilità del Dipartimento è gestita al momento attraverso la modalità tradizionale del data warehouse. Questa modalità non consente di adattare lo strumento a fabbisogni conoscitivi sempre più differenziati e variabili. Infatti, i requisiti di funzionamento devono essere predeterminati al momento della costruzione del data warehouse. Per rispondere efficacemente alle nuove richieste informative, il Dipartimento, con il contributo di Sogei, ha attivato la costruzione di un nuovo strumento che consentirà di incrementare lo spazio disponibile per l'archiviazione dei dati e per la loro esplorazione. Questo strumento è stato individuato nel Data Lake per il Dipartimento delle Finanze, che centralizzerà in un unico punto di accesso l'intero patrimonio informativo di interesse per la direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento. Questa modalità di organizzazione dei dati consente di fornire tutti gli strumenti necessari alla fruizione delle informazioni contenute e permette, oltre alla memorizzazione dei dati strutturati, anche di trattare informazioni in formato non strutturato, estendendo quindi l'attuale patrimonio informativo. L'integrazione di grandi moli di dati provenienti da diverse fonti informative permetterà di effettuare analisi di complessità variabile, utilizzando anche algoritmi di machine learning con finalità predittive. Saranno inoltre presenti tool, strumenti quindi, finalizzati allo stoccaggio, al trattamento e alla visualizzazione dei dati originariamente non strutturati. Questi avanzamenti consentiranno di conseguire risparmi in termini di costi relativi alla gestione dei dati e una migliore efficienza in termini di analisi dei dati disponibili. Le informazioni saranno condivisibili e a disposizione di tutti gli utenti muniti di specifica autorizzazione mediante una piattaforma integrata che consentirà l'accesso a tutti i contenuti di interesse. Al momento, oltre alla predisposizione degli strumenti informatici necessari al progetto, è in corso la costituzione di un catalogo di dati utile a definire le informazioni disponibili, a descrivere il contesto di riferimento, a esplorare il grado di affidabilità e la correlazione con altre informazioni che possono essere integrate o reperite. Passiamo ora al portale sul federalismo fiscale. Il portale del federalismo fiscale costituisce il canale di trasmissione al Dipartimento delle Finanze degli atti adottati dai comuni e dalle province in materia di tributi locali. Attraverso il portale il Dipartimento svolge quindi la funzione istituzionale di pubblicazione sul suo sito internet delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi locali che confluiscono nella banca dati normativa tributi enti locali. Questa banca dati è stata oggetto dal 2014 ad oggi di un significativo processo di sviluppo che il Dipartimento delle Finanze ha messo a punto nell'ottica di favorire, per un verso, la certezza e la semplificazione degli adempimenti tributari e per altro verso la semplificazione degli oneri informativi gravanti sugli enti locali nei confronti delle amministrazioni centrali. Va evidenziato che la pubblicazione degli atti di disciplina dei tributi locali, costituendo condizione di efficacia degli stessi, consente di individuare con certezza le aliquote o le tariffe sulla base delle quali deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno. Restano infatti inapplicabili i regolamenti e le delibere che, ancorché approvati dall'ente, non siano stati pubblicati sul sito del portale entro i termini stabiliti dalla legge. Nell'ottica della semplificazione, inoltre, il sito internet del Dipartimento, attraverso questa banca dati, attraverso il portale, offre un unico punto d'accesso per la consultazione da parte dei contribuenti, dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, degli atti relativi alla totalità dei tributi locali, senza necessità di consultare diversi siti istituzionali delle amministrazioni. In questo contesto, la rappresentazione delle aliquote delle esenzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF avviene con modalità standardizzata in formato elaborabile, il che consente di rendere i dati per il versamento fruibili e processabili automaticamente dall'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione dei modelli dichiarativi, nonché dagli utenti del sito internet, che in particolare sono sostituiti imposta, CAF e società produttrici di software fiscale e altri intermediari.
Per quanto riguarda i tributi diversi dalle addizionali comunali all'IRPEF, un importante intervento volto ad assicurare migliore fruibilità per i contribuenti e gli intermediari delle informazioni necessarie per l'esecuzione degli adempimenti tributari è rappresentato dalla definizione, con un decreto in corso di emanazione, del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare per la trasmissione delle delibere. Questo formato dovrà assicurare la piena accessibilità del documento e consentire l'estrapolazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione degli importi dovuti. Un decisivo sviluppo del servizio di pubblicazione delle delibere comunali è rappresentato inoltre dal processo di standardizzazione e conseguente informatizzazione della base dati relativa alle aliquote dell'IMU, processo che è ormai in fase di completamento. In particolare, la nuova disciplina dell'IMU prevede che la delibera di approvazione delle aliquote sia redatta esclusivamente a previo accesso ad un'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, tramite la quale l'ente locale, selezionando la fattispecie di proprio interesse tra quelle individuate con un apposito decreto, elabora il prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante della delibera. In tal modo viene conseguito un importante obiettivo in termini di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione del tributo, in quanto tramite la predeterminazione delle fattispecie rispetto alle quali il Comune può esercitare la sua discrezionalità, quindi la facoltà di differenziazione delle aliquote, si consente l'agevole determinazione degli importi da versare. Nella medesima ottica di semplificazione, la nuova disciplina dell'IMU prevede altresì la realizzazione di un'applicazione informatica che, attraverso i servizi di cooperazione applicativa, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate e di altre amministrazioni pubbliche necessarie ai fini di determinazione del tributo dovuto. La stessa applicazione informatica consentirà al contempo al contribuente di effettuare direttamente il versamento dell'imposta. Le banche dati addizionale regionale, IRPEF e IRAP, raccolgono le aliquote e gli altri dati rilevanti per la determinazione di queste imposte. Sono alimentate dai dati trasmessi agli enti impositori tramite il portale del federalismo fiscale, che vengono poi resi fruibili agli utenti finali mediante pubblicazioni a cura del Dipartimento delle Finanze. Questa pubblicazione, quindi, si inserisce nel processo di semplificazione delle dichiarazioni delle funzioni dei sostituti di imposta e dei CAF, nonché degli altri intermediari, che hanno come unico riferimento il sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze per individuare i dati necessari per la corretta quantificazione dell'imposta dovuta. Il mancato inserimento del portale da parte delle regioni e delle province dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP comporta l'inapplicabilità e esenzione di interessi da parte dell'ente impositore. Si evidenzia infine che i dati pubblicati sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione del software di compilazione e di controllo dei modelli dichiarativi dell'IRPEF e dell'IRAP. Nell'ambito del portale, a decorrere dal 2016, è inoltre disponibile la procedura certificazione rimborsi al cittadino, che raccoglie tutti i dati relativi ai rimborsi dei tributi locali operati dai comuni con riguardo all'IMU e alla maggiorazione della TARES, assicurando le attività di controllo dei dati finalizzate al rimborso dei contribuenti, nonché le relative regolazioni tra comuni ed erario. In considerazione della consistente mole di richieste di rimborso e al fine di gestirle in modo adeguato e sicuro, è stato previsto che la comunicazione ad opera dei comuni dei relativi dati avvenga esclusivamente in via telematica. Solo con l'ausilio dello strumento informatico è infatti possibile l'incrocio dei dati trasmessi ai comuni con quelli risultanti dalle banche dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, cioè codici fiscali e versamenti effettuati mediante F24. La banca dati dichiarazioni IMU e TASI, presente all'interno del portale federalismo fiscale, contiene invece le dichiarazioni relative a questi tributi. L'obbligo in capo agli enti non commerciali di trasmettere esclusivamente in via telematica ai comuni le dichiarazioni in questione nasce dall'esigenza di individuare gli immobili o le sole porzioni di immobili in cui le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività di cui l'articolo 16 lettera A della legge 222 del 1975 non vengono svolte con modalità commerciali. In ordine alla modalità di trasmissione telematica, occorre precisare che il Dipartimento delle Finanze si è avvalso della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, che ha messo a disposizione per la trasmissione dei flussi telematici relativi alle dichiarazioni di mutasi i canali telematici Entratel e Fisc Online già utilizzati per la trasmissione delle dichiarazioni relative ai tributi erariali. Allo scopo di fornire ausilio agli enti locali impositori, rendendo quindi più agevole e sistematica l'attività di verifica e controllo delle dichiarazioni, è stata inoltre messa a disposizione sul portale una funzionalità che permette ai comuni di interrogare in maniera puntuale e analitica le dichiarazioni di propria competenza attraverso un cruscotto statistico. Per quello che riguarda le dichiarazioni degli enti commerciali,
I dati sono utilizzati dal Dipartimento delle Finanze per le statistiche, per le elaborazioni statistiche e le valutazioni di impatto. Il servizio gestione dei flussi dei concessionari, presente nel portale Federalismo Fiscale, ha come obiettivo supportare il Dipartimento delle Finanze nello svolgimento di attività di tenuta dell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali. Consente di razionalizzare ed efficientare le modalità di colloquio tra i concessionari, gli enti locali e il Dipartimento delle Finanze. Gli enti locali in particolare trasmettono informazioni relative alla consistenza e alle modalità con cui viene svolto all'interno dell'ente il servizio di riscossione dei tributi locali e prendono visione di quanto dichiarato ai concessionari. I concessionari assolvono gli adempimenti documentali di rendicontazione legati all'ottenimento e al mantenimento delle iscrizioni all'albo e indicano gli enti locali a favore dei quali svolgono il servizio di accertamento e riscossione. Sulla base di questi dati il Dipartimento delle Finanze effettua la verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo e monitora le attività svolte dai concessionari anche sulla base di quanto trasmesso dagli enti locali. Nel portale del Federalismo Fiscale è disponibile un servizio che consente agli enti locali, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di inserire le richieste di recupero crediti rivolte agli Stati membri dell'Unione Europea e aventi ad oggetto la riscossione dei tributi locali o regionali dovuti a contribuenti residenti all'estero, come previsto dalla normativa unionale relativa alla reciproca assistenza in materia. Attraverso questo servizio gli enti territoriali trasmettono la modulistica richiesta per il recupero dei propri crediti e il Dipartimento delle Finanze, nel suo ruolo di ufficio di collegamento, aggiorna lo stato di elaborazione delle pratiche e monitora i flussi e predispone le statistiche per la Commissione europea. L'ultimo filone di attività, vado veloce, che volevo illustrarvi, e invece sono le attività, diciamo, di digitalizzazione progressiva della giustizia tributaria. Il portale istituzionale della giustizia tributaria è stato attivato nel 2015 e costituisce lo strumento di accesso delle parti processuali ai servizi digitali del contenzioso tributario e per la conoscenza delle informazioni che riguardano il sistema della giustizia tributaria. In particolare, tramite il portale sono assicurati all'utenza il funzionamento del servizio di deposito degli atti e documenti del processo 7 giorni su 7, 20, per 24 ore al giorno. La tempestiva informazione sullo stato del contenzioso instaurato e l'accesso in tempo reale ai documenti depositati dalle parti e dal giudice presenti nel fascicolo telematico. La conoscenza di eventi e notizie che riguardano l'operatività delle 124 commissioni tributarie presenti sul territorio nazionale, la consultazione di normative e prassi di settore in materia di tributi aggiornate in tempo reale e la possibilità di acquisire informazioni di natura statistica sullo stato e l'andamento del contenzioso. Il processo tributario telematico è il servizio messo a disposizione delle parti processuali per consentire il deposito telematico del ricorso, delle controdeduzioni e degli altri atti. Per poter accedere alla funzionalità del processo tributario telematico è necessario registrarsi alla relativa applicazione contenuta nel sistema informativo della giustizia tributaria e dotarsi della connessione internet, della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata. A seguito della registrazione sul portale della giustizia tributaria, anzi sul sistema informativo della giustizia tributaria, è possibile accedere all'applicativo processo tributario telematico ed eseguire presso la commissione tributaria prescelta il deposito dei documenti e atti processuali. Con il deposito degli atti si forma il fascicolo processuale informatico consultabile online sia dalle parti sia dai giudici tributari. Inoltre è consentita la consultazione pubblica della controversia che permette all'utente di visualizzare in forma anonima le informazioni generali riguardanti le controversie instaurate presso tutte le commissioni tributarie. Nelle apposite sezioni, che sono denominate normativa, prassi e giurisprudenza, sono elencate le norme vigenti e documenti di prassi e il focus di giurisprudenza costantemente aggiornato. Nella sezione udienza a distanza sono riportate le informazioni riguardanti la disciplina primaria e secondaria di riferimento, unitamente alle regole tecniche, che individuano il corretto svolgimento dell'udienza mediante collegamento audio-video da remoto. Il portale garantisce agli utenti, tramite la consultazione delle apposite bacheche di ciascuna commissione tributaria, la tempestiva informazione circa gli eventi che possono avere impatto sull'operatività e in funzionamento delle sedi delle commissioni tributarie. Nella sezione dedicata all'assistenza online è possibile consultare le istruzioni delle FAQ e scaricare un quaderno predisposto dalla Direzione della Giustizia Tributaria che raccoglie la normativa e la prassi di riferimento e informazioni utili tecnico-operative. La scrivania del giudice è un servizio telematico che mette a disposizione del giudice una serie di funzionalità connesse all'esercizio dell'attività giurisdizionale e quindi che permette al giudice di assegnare che permette l'assegnazione da parte del Presidente della Commissione dei ricorsi alle sezioni, la consultazione del fascicolo, la consultazione delle sentenze di merito
non anonimizzate, poi state presso tutte le commissioni tributarie, la redazione e la sottoscrizione dei provvedimenti giurisdizionali digitali riguardanti i controversi di competenza. C'è anche un servizio di analisi statistiche e dati del contenzioso che trovate sul sito, c'è anche un servizio che è il più antico di prenotazione online degli appuntamenti che consente alla parte o al suo difensore che debba recarsi presso la sede della commissione tributaria di richiedere un appuntamento, consentendo quindi all'interessato di ridurre le attese presso gli sportelli, che ci ha consentito durante il periodo della pandemia di minimizzare evidentemente l'assembramento. E il portale giustizia tributaria pubblica anche una rassegna di giurisprudenza. Vorrei concludere. L'indice per l'economia e le società digitali pubblicato annualmente dalla Commissione europea è stato nel complesso particolarmente impietoso per l'Italia nel 2020, collocando il nostro paese al 25° posto su 28 paesi. La mediocre prestazione appare derivare in buona misura da una debolezza strutturale della penetrazione della digitalizzazione nella vita dei cittadini e delle famiglie, nell'operare delle imprese e nei processi di pubbliche amministrazioni. Infatti, pur a fronte di un indicatore chiave relativo ai servizi pubblici digitali sostanzialmente in linea con gli altri paesi UE comparabili, la misura dell'indice manifesta uno scarso utilizzo dei servizi in rete da parte della popolazione. Si tratta in tutta evidenza di una crisi di domanda di servizi digitali, tanto pubblici che privati, che riposa sulla ridottissima propensione all'utilizzo di tale tipo di strumenti da parte della generalità dei cittadini e, in misura meno marcata, degli operatori economici. In particolare, la percentuale di utenti che, avendo bisogno di accedere a uno dei servizi offerti alle pubbliche amministrazioni, scelgono di farlo usando una modalità in rete, è pari a circa la metà della media dell'Unione Europea. Allo stato delle cose contribuisce senz'altro uno dei più bassi livelli di diffusione nell'Unione Europea delle abilità appropriate per trarre vantaggio della società digitale da parte della popolazione italiana, tanto in termini di abilità comuni idonee alla navigazione in rete, quanto in termini di abilità avanzate e specifiche nel settore dell'information and communication technology. Il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione detta alle pubbliche amministrazioni in modo molto efficace la linea per far sì che il progetto e lo sviluppo dei servizi pubblici digitali diventino, oltre che un passo decisivo nella transizione al digitale, anche fattore trainante di una domanda così asfittica da parte dell'utenza. Rimangono necessari per una decisiva accelerazione e la semplificazione dell'esperienza d'uso complessiva un miglioramento dell'inclusività dei servizi, in modo che essi siano utilizzabili da qualsiasi dispositivo senza alcuna competenza pregressa da parte dei cittadini. Quella della reingegnerizzazione dei processi amministrativi è una questione cruciale, ancora non correttamente affrontata ai fini della transizione digitale delle pubbliche amministrazioni. Michael Hammer, 30 anni fa, nel suo storico articolo 1, avvertì che la semplice automatizzazione dei processi esistenti, il cui esito sarebbe stato nel migliore dei casi la velocizzazione e il governo dei flussi di lavoro progettati, controllati e inseriti in organizzazioni di base a una visione sviluppata in tempi in cui non era comune l'uso di strumenti CT, non avrebbe mai potuto raggiungere il grado di innovazione, efficienza, fruibilità e qualità necessarie in uno scenario del tutto mutato. L'estensione della connettività, la disponibilità delle risorse computazionali, la diffusione dei dispositivi mobili, la velocità di generazione dei dati hanno reso quella profezia ai tempi radicali in una posizione quasi conservativa. Deve essere osservato, per porvi rimedio, che nelle pubbliche amministrazioni, con la parziale eccezione di pochi nuovi servizi, tra i quali la fatturazione elettronica, che hanno comunque risentito nel loro sviluppo del contesto analogico preesistente, è un esempio, è costituito dal processo tributario telematico, la preferenza data all'automazione piuttosto che alla digitalizzazione, nel caso del processo tributario, invero lo sviluppo era condizionato dall'esigenza di rispetto della norma primaria, ha comportato una cristallizzazione dei processi in essere, inseguendo non la loro innovazione e conseguentemente la loro maggiore efficacia, ma l'innovazione degli strumenti ICT impiegati a supporto, molto spesso adattando al ribasso i secondi per conformare i primi. Dunque è necessario, nel progetto e nello sviluppo dei processi amministrativi, dei sistemi informativi e servizi informatici al loro supporto, il recupero della dimensione dell'efficacia, abbandonando, ove necessario anche attraverso la rimozione di vincoli normativi, la dipendenza dai processi tradizionali per sfruttare al meglio le possibilità di semplificazione offerte dalla transizione digitale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie direttore per questa approfondita analisi che ci ha voluto mettere a disposizione. Ci sono richieste dei colleghi. Senatore De Bertoldi si è iscritto per primo, prego. Grazie Presidente, e naturalmente grazie alla dottoressa La Pecorella per la consueta
serietà e compiutezza nell'informazione. Io, dottoressa, parto un po' dalla parte terminale della sua relazione, dove sostanzialmente lei fa riferimento, adesso in modo preciso, allo scarso utilizzo dei servizi in rete da parte della popolazione. Allora, io vorrei a questo punto farle una domanda. Non è che forse anche la stessa pubblica amministrazione, lo stesso governo, gli stessi ministeri facciano poco uso delle informazioni che le banche dati così complete, compiute, correlate che ci ha illustrato potrebbero invece fornire appunto dati? Vede, quando a pagina 11 lei dice che i dati a vostra disposizione hanno permesso di simulare l'andamento del fatturato e dei costi delle imprese in modo utile anche ai fini della valutazione dell'impatto dello shock pandemico, da una parte mi sentirei sollevato, perché vorrebbe dire che lo Stato aveva ab origine contezza degli effetti di questi continui lockdown. Lo Stato è cosciente di quelli che sono oggettivamente, numericamente, i riscontri negativi in termini di costi variabili, costi fissi, di risultati economici, di mancati incassi per le nostre PMI italiane. Ma allora, se è vero questo, come qui viene detto e come parrebbe logico che fosse, perché i provvedimenti, non a detta di Fratelli d'Italia, ma a detta di tutte le associazioni di impresa, non sono stati conseguenti? Perché i ristori e gli indennizi sono stati per lo più ridicoli rispetto alle effettive perdite delle imprese? Perché si è continuato a fare dei lockdown senza corrispondere in modo oggettivo, come qui viene detto, alla crisi, alle perdite che c'erano? Ecco il perché io non vorrei che questa conoscenza di dati, questo utilizzo delle banche dati, non solo non fossero utilizzate dai cittadini, e su questo poi da commercialista un'opinione ce l'ho e lo dirò, ma non venissero utilizzati neanche dalla pubblica amministrazione, intesa da quei ministeri che dovrebbero rispondere ai problemi del Paese, nella fattispecie in questo momento alla situazione, allo shock pandemico che in particolare ha colpito le nostre piccole e medie imprese. Altro aspetto correlato al fatto che noi avremmo delle banche dati altamente serie, ricche di contenuti e di informazioni, è una denuncia delle scorse ore, proprio di ieri, dell'Associazione Nazionale Commercialisti, che fa riferimento alla nuova modulistica per il 2021 delle dichiarazioni dei redditi. Ebbene, cosa ci dovevamo aspettare? Ci saremmo voluti aspettare, in considerazione delle difficoltà alla quale tutti i professionisti, peraltro, hanno dovuto subire in questo periodo, e in considerazione della bontà delle banche dati e delle informazioni, ci saremmo aspettati delle dichiarazioni più semplici finalmente, perché di semplificazione continuiamo a parlare. Invece anche quest'anno i dichiarativi sono aumentati di pagine, siamo arrivati a 366 pagine, si prevede l'indicazione dei crediti d'imposta e dei bonus Covid, quegli stessi che sono stati tutti indicati nei modelli F24, quindi che dovrebbero essere non noti, stranoti alla pubblica amministrazione, e che però vengono richiesti nei dichiarativi a quegli imprenditori, a quei professionisti che devono già ammazzarsi di lavoro per la mole di adempimenti straordinari che anche la stessa pandemia ha comportato. Stessa cosa per i contributi a fondo perduto, che peraltro non aumentano l'imponibile, ma che però sono noti, notissimi all'amministrazione, e che devono essere anch'essi inseriti nelle dichiarazioni. Quindi uno stravolgimento anche della logica, uno stravolgimento dei principi della legge Bassanini, dello statuto del contribuente, mi pare forse l'articolo 4, cioè non si possono continuare a chiedere informazioni che la pubblica amministrazione già ha, perché altrimenti mi verrebbe da dire, interpretando il macellaio, l'artigiano, il contadino, il piccolo imprenditore che fatica nelle piazze, perché dobbiamo spendere soldi per le banche dati se poi lo Stato me li chiede continuamente a me ex novo? Anzi, aumenta la richiesta, è la citazione dell'Associazione Nazionale Commercialisti, sui dichiarativi 2021, cioè quelli che ci appresteremo a fare quest'anno. Veramente una contraddizione che la politica non può accettare, a prescindere dalle posizioni ideologiche che ognuno di noi può avere. Addirittura le categorie escluse dagli ISA, con le ultime variazioni, gli vengono richiesti comunque di compilare
i quadri ISA, cioè cose che proprio non si possono capire. Quindi questa è la seconda domanda che le faccio e concludo sul fatto che per quanto riguarda l'utilizzabilità delle banche dati, che noi come Commissione stiamo cercando di capire anche come possono essere aperte al cittadino, all'imprenditore, ai professionisti, in modo che la bontà delle banche dati, che speriamo arrivi sempre di più al cittadino, che speriamo soprattutto arrivi alla pubblica amministrazione stessa, però ai fini dei professionisti, lei ritiene che il data lake, come è stato chiamato, possa facilitare questo utilizzo, diciamo, dei dati anche in forma ovviamente anonima da parte appunto dei professionisti italiani? E come dico, per concludere sul tema che ha dato l'incipit al mio intervento, cioè sulla scarsa utilizzabilità da parte dei cittadini, non per voler essere difensore a prescindere degli italiani, ma per quelle poche volte che mi sono posto anch'io, non da professionista ma da cittadino, nel richiedere un PIN all'INPS piuttosto che un codice, eccetera, io dotato di laurea e master, quindi di un minimo credo di conoscenze e capacità, ogni qualvolta mi mettevo lì, perdevo nella migliore delle ipotesi una mattinata per capirci qualcosa, ottenevo magari il primo pezzo di PIN, prima che arrivasse il secondo ero già invecchiato e quei pochi capelli che mi sono rimasti, ecco, sarebbero del tutto finiti. Quindi, dottoressa, non è colpa degli italiani se le cose non funzionano. La colpa probabilmente sta più in alto. Mi piacerebbe capire da lei, dalla sua esperienza, dal ruolo centrale che lei ha nella pubblica amministrazione, il perché queste cose succedono. Certamente non è una domanda facile, ma anche qualche intuizione, qualche aiuto potrebbe essere importante per noi legislatori nel migliorare poi la situazione per le aziende, per le imprese, per i cittadini. Grazie. Grazie senatore De Bertoldi, senatore Feno, se riusciamo a essere un po' più stretti sì. Per dare spazio a tutti. Tanto dobbiamo andare insieme. Un po' spazio prima ai senatori. Okay. Ringrazio la dottoressa La Pecorella. Allora, io in realtà la risposta alle domande che le avrei voluto fare, e credo che anche la risposta che serve anche all'amministrazione finanziaria, è nelle conclusioni. Avete individuato effettivamente quelli che sono i problemi. Anche io non conoscevo la posizione dell'Italia in questa sorta di graduatoria, però effettivamente ce ne siamo resi un po' conto, almeno gli utilizzatori dei servizi. Allora, a questo proposito, anche io ho qualche dubbio sul fatto che siano i cittadini in realtà poco propensi a utilizzare lo strumento digitale, però non lo so, non ho gli elementi, quindi sarebbe interessante vedere una comparazione tra la propensione dei cittadini italiani a utilizzare i servizi pubblici, quindi le applicazioni più comuni, private, scusi, quindi le più comuni applicazioni private che utilizziamo tutti i giorni sul nostro cellulare, quindi comparare questa propensione all'utilizzo di questi strumenti alla propensione all'utilizzo dei servizi pubblici. Quindi in una comparazione complessiva con gli altri stati per vedere se è davvero un problema dei cittadini o è un problema, come in realtà avete correttamente detto, avete correttamente scritto una relazione, dovuta al fatto, secondo me, che lo sviluppo che abbiamo visto noi utilizzatori delle banche dati dell'amministrazione finanziaria in questi anni è stato però un po' troppo sbilanciato sul lato amministrazione, quindi interoperabilità delle banche dati, però è mancato è stato scritto bene nella relazione, è mancata la fruibilità praticamente, la semplificazione della fruibilità dei servizi. Come diceva il collega De Bertoldi, anche io da commercialista utilizzo i software, molti anche di Sogei, a me dispiace dirlo perché ci sono stati fatti anche dei progressi rispetto al passato, però sono veramente difficoltosi, non hanno da utilizzare per noi che li utilizziamo tutti i giorni, figuriamoci per un comune cittadino. Per un comune cittadino è praticamente impossibile, mancano gli automatismi più intuitivi. Una semplice dichiarazione di successione, uno si deve fare i calcoli a mano, quando sono dei calcoli molto semplici che un qualsiasi software dovrebbe almeno riportare automaticamente. In questo caso i dati dovrebbero addirittura essere prelevati automaticamente dalle banche dati della pubblica amministrazione. Quindi
Ma guardi, la risposta l'avete scritta bene sulle conclusioni, quindi va migliorato la fruibilità dal punto di vista dei cittadini. L'ultima domanda, e anche su questo l'avete scritto correttamente, effettivamente. Quindi è necessario che anche noi legislatori iniziamo a diciamo, creare, a realizzare, a scrivere norme che siano funzionali alla loro declinazione in chiave, in questo caso informatica, quindi che siano funzionali all'utilizzo dei tools e quindi abbandonare, come avete scritto, la dipendenza dai processi tradizionali, perché questo effettivamente è un problema abbastanza evidente che limita anche lo sviluppo della tecnologia nell'amministrazione finanziaria. Grazie, aveva chiesto la parola il senatore Marino. Volevo, se siete d'accordo, dare la precedenza ai senatori, se i colleghi deputati sono d'accordo. Magari possiamo dare queste risposte. Se lei è d'accordo, dottoressa, cominciamo a rispondere. Senatore, lei mi fa sempre delle domande impossibili. No, sicuramente lei, adesso io le confesso innanzitutto di non aver avuto ancora il tempo di fare questa analisi. Mi tenderei a credere che la richiesta di informazioni, che come giustamente le dice, sono disponibili in F24 oppure sono disponibili come quelle sui crediti d'imposta, ma in realtà però diciamo i crediti d'imposta hanno una possibile fruizione anche in dichiarazione, no? Quindi diciamo i crediti d'imposta per i quali è ammessa la compensazione orizzontale in F24 potrebbero essere legittimamente fruiti dai contribuenti, no? In dichiarazione, anche in presenza, no, di capienza rispetto ad altri tributi e questo penso che sia il motivo per cui il modello dichiarativo è costretto a prevedere l'indicazione dei crediti d'imposta, che appunto in questa, nella fase di gestione dell'emergenza pandemica, si sono, no? Sono cresciuti in maniera esponenziale. Sono anche l'indicazione del contributo a fondo perduto in dichiarazione. Dico, io non lo, adesso ci sto ragionando mentre parlo con lei, però credo che sia proprio così. Anche l'indicazione del contributo a fondo perduto. Lei giustamente si domanda, ma se è l'Agenzia delle Entrate che ha erogato, no, il contributo a fondo perduto attraverso il suo sistema informativo, perché non me lo fa? Che contributo che peraltro non fa parte dell'imponibile fiscale. Probabilmente però il motivo per cui è questa indicazione è richiesta in dichiarazione è perché ci sono vari elementi che non, per esempio, che non fanno parte dell'imponibile fiscale, che però invece sono utili per una serie di motivi. Adesso mi dovrebbe venire in mente un esempio, ma perché probabilmente senatore, credo che sia ancora necessario andare in questa maniera. Quello che vi raccontavo prima, ma è il futuro al quale abbiamo iniziato a lavorare, no? La costruzione di un data lake che contenga tutti i dati, no? Tutti i dati che sono contenuti nella grafia tributaria, superando la logica del data warehouse, che è invece quella che è riflessa, no? Noi abbiamo il data warehouse delle dichiarazioni, che ci consente di fare analisi sulle dichiarazioni e di utilizzare le informazioni e dichiarazioni per le attività istituzionali dell'amministrazione finanziaria. Ci richiede i data warehouse sono in qualche modo mondi chiusi, la loro giustificazione è collegata alla storia, no, della costruzione della grafia tributaria.
non credo che sia ancora utile e importante, cioè non mi sento di dire che è una follia. Per i crediti d'imposta cioè sono certa che la risposta è quella che le ho dato, cioè deve essere possibile per il contribuente poter fruire del credito anche nel momento successivo della dichiarazione, quando non intenda farlo compensando il credito con i debiti verso la PA orizzontalmente, ma anche per queste altre informazioni credo che ci sia ancora una giustificazione, cioè in un futuro nel quale lei diceva i dati contenuti nel data lake potranno essere utili, non credo, perché non credo che possano essere, sono dati molto utili, ma su questo magari lascerei poi la parola anche alla mia collega, la dottoressa Monteduro, che è quella che ha chiesto di far partire il progetto di costruzione del data lake per superare la logica del data warehouse. Sono al momento delle informazioni che noi mettiamo insieme con una serie di vincoli, capisce che per il rispetto delle norme sulla protezione dei dati e tutto quanto, e li mettiamo insieme per fini essenzialmente di analisi. È il fine, diciamo, di elaborazione statistica e di analisi, è quello che ci consente di superare una serie di vincoli che esistono. È una prospettiva futura quella in cui poi i dati di questo tipo potranno essere resi disponibili in forma aperta, ma certo non è immediata. Lei mi chiedeva se la domanda nella domanda asfittica, no, che si registra da parte degli utenti, c'è cioè una responsabilità della pubblica amministrazione. Io credo che c'è allora questo l'investimento da fare in questo ambito, un investimento continuo e costante. Io devo dire la verità, io stessa stamattina rileggendo per l'ennesima volta, no, questa audizione prima di venire qua a parlare con voi e ricordando la prima audizione che ho fatto in questa commissione nel 2008, ho pensato, mamma mia, ma quanto lavoro abbiamo fatto. Cioè, quanti paesi, se mi ricordo nel 2008, no, quando, diciamo, quando c'è stato un governo che ha esentato per la prima volta l'abitazione principale dall'IMU, e noi non eravamo nelle condizioni, non sapevamo dove recuperare le informazioni per valutare esattamente qual era l'impatto di quella misura. Mi ricordo che eravamo là, che diciamo, i bollettini, le poste, come facciamo, così. E se penso adesso, quello che c'è sul portale del federalismo fiscale, di informazioni che sono utilizzate, quello che c'è nell'anagrafe immobiliare integrata, quello che c'è sul portale del federalismo fiscale che viene utilizzato, abbiamo privilegiato nella fase di evoluzione di costruzione ovviamente innanzitutto i servizi per far crescere la capacità della nostra amministrazione di rispondere alle richieste, no, di supporto, e per l'interazione con le altre pubbliche amministrazioni e con le funzioni pubbliche come quella giurisdizionale. Quindi credo che su quel piano abbiamo fatto tantissimi progressi, diciamo, fare in modo che, cioè, avere anche il ruolo di stimolo della domanda di digitalizzazione è un ruolo che è una cosa che succederà, no, proseguendo in questo percorso, ma che obiettivamente non è stata, no, tra le nostre priorità. È una cosa interessante quella che lei suggeriva, non so se non siamo noi certamente potremmo fare, però potremmo cercare, quando lei suggeriva di fare il confronto tra la propensione degli italiani all'utilizzo delle applicazioni private e la propensione degli italiani all'utilizzo invece dei servizi digitali della pubblica amministrazione, per cogliere se in effetti magari i servizi che offerti alla pubblica amministrazione non sono, no, hanno essi stessi dei limiti che disincentivano, no, l'uso, la domanda digitale, è un suggerimento interessante rispetto a quale dobbiamo cercare evidenza, non siamo in grado di farlo direttamente perché fuori dalla nostra competenza, ma cercheremo evidenza. Il senatore Marino vuole farmi una domanda. Sintesi estrema, nel ringraziare la professoressa per il quadro totalmente esaustivo che ci ha dato, devo dire, in linea con la tradizione a cui ci è abituate. Due velocissime considerazioni. La prima è quella che riguarda la parte immobiliare, monitoraggio immobiliare, perché devo dire che sono stati fatti dei notevoli passi in avanti e questo mi fa assolutamente piacere. Volevo dire se si è già in grado di arrivare alla definizione
di quello che veniva chiamato il cassetto fiscale immobiliare, cioè è un tema che oltretutto abbiamo ritrattato quando abbiamo fatto l'approfondimento specifico, un percorso che era stato evidenziato soprattutto dai geometri fiscalisti, parlo del 2016 in avanti, mi sembra che qui ci sia una base molto importante, però uno dei parametri che viene applicato, quello dell'OMI, in realtà è un parametro, come dire, molto sui generis, nel senso che se ci fosse quel cassetto fiscale, quindi un ulteriore step rispetto a questo quadro, quell'elemento sarebbe ancora più specifico e penso che potrebbe anche essere utile in un'ipotetica, quanto sempre rinviata, riforma del catasto. Quindi mi sembra che l'abbrivio sia assolutamente eccezionale, vorrei capire soltanto se si può arrivare a quest'ultimo step che farebbe la differenza e darebbe un valore aggiunto a tutti gli altri. E la seconda cosa, velocissima, voi avete dato un quadro veramente significativo, importante, valido da un punto di vista teorico. Volevo sapere qual era il livello di adesione a questo processo da parte invece di regioni, province e comuni, cioè l'interfaccia con gli enti locali, perché se voi avete costruito un sistema che funziona molto bene, ma poi gli altri non vi passano i dati, quindi volevo capire semplicemente se c'è una buona rispondenza rispetto allo schema teorico che avete voi messo e poi l'applicazione pratica in funzione di quello che viene trasmesso. Senatore, prego, professoressa. Dunque, sul cassetto fiscale immobiliare mi ha fatto, senatore, una domanda che è una cosa che dovremmo valutare con i colleghi dell'Agenzia delle Entrate, perché tutto questo progetto è un progetto congiunto fatto, no, dal Dipartimento e dall'Agenzia, iniziato nel 2009 e così, e probabilmente quella è, come lei suggerisce, esatto, e quella che lei suggerisce è una strada, ma non sono in grado di rispondere immediatamente perché avrei bisogno di sentire i colleghi dell'agenzia per sapere a che punto è la loro riflessione su questo punto. Mi riservo di farglielo senz'altro sapere. Invece sul grado di risposta ai servizi offerti sul portale del federalismo fiscale, adesso io non riesco a dire il dato esatto in questo momento, posso provare a chiederlo ai colleghi, però la cosa che è importante è questa. Allora, io sono sicura che invece quei servizi funzionano molto bene. Devo ammettere che, diciamo, la risposta così puntuale è stata anche condizionata da interventi normativi, cioè stabilire che le delibere hanno efficacia se sono pubblicate sul portale, prevedere nella norma che la delibera IMU nelle ultime modifiche apportate all'imposta municipale propria, che la delibera debba essere, cioè deve avere un formato standardizzato, per cui è stato un passaggio molto importante, se da qualcuno percepito come molto limitativo, no, dell'autonomia tributaria degli enti locali, ma io li assicuro, io sono convinta, estremamente importante per gli enti locali e per il controllo e la gestione del sistema della fiscalità, perché comunque, no, la preidentificazione degli ambiti dell'esercizio della discrezionalità consente anche agli enti di poter confrontare le loro scelte di politica economica con amministrazioni analoghe e confrontabili. Su quel portale c'è la possibilità di fare tutti i tipi di confronti, per cui, diciamo, c'è come sempre un trade-off, però la cosa importante è, cioè, che l'istituzione del portale e la sua evoluzione sono state anche trascinate da modifiche normative che hanno prodotto gli incentivi, tra virgolette, qualche volta anche l'obbligo, gli incentivi corretti per noi, per l'amministrazione centrale, per gli enti locali, per l'uso ottimale di questo sistema. Quindi non le so dire un numero di statistiche, ma sono certa, so per certo, che è uno strumento ormai di dialogo continuo, costante e consolidato tra amministrazione centrale ed enti locali. Grazie a voi. Onorevole Cantone ha chiesto la parola. Sì, io molto brevemente. Intanto ringrazio la professoressa che ho conosciuto oggi. Congratulazioni per la sua professionalità e devo dire pazienza. Ecco, finalmente la vedo
bere un po' d'acqua, perché dopo la maratona che ha fatto della lettura... E se ne vanno i senatori, quindi... Ci voleva. Allora, no, brevemente due o tre cose, perché non voglio ripetermi, anche perché io non sono una commercialista, assolutamente. Ho sempre fatto la sindacalista. E rispetto alle cose che sentivo dal senatore sul PIN dell'INPS, noi abbiamo 16 milioni di pensionati nel nostro paese, che almeno 8 milioni non sono in grado di ricorrere al digitale, all'informazione. Ma è un problema politico che noi abbiamo con l'INPS, perché mentre prima mandava il cartaceo sempre, poi con la presidenza Boeri è saltato tutto, ed è stata una delle arrabbiature che mi sono venute nella mia vita, perché questo vuol dire far lavorare di più i CAF, i commercialisti, eccetera, e le spese anche per le persone che ne hanno bisogno. Poi ci sono molte persone che abitano nei paesi piccolissimi, magari non hanno il CAF, però non è un problema che posso porre a lei, naturalmente me ne rendo conto, però mi ha dato lo spunto il collega di Fratelli d'Italia. Allora, sì, non c'è molta semplificazione, no? Nel nostro paese. Io ho sentito le cose che hanno detto i miei colleghi prima, che sono ovviamente molto più preparati in materia di me, essendo loro, credo, commercialisti o stati commercialisti. Comunque se ne intendono molto più di me. Però capisco le questioni che hanno posto e mi ritrovo in molti problemi da essi posto. Però posso dire una mezza cattiveria, purtroppo, che si usa dire nel nostro paese. Più complicata è la questione, è proprio un sentir comune. Più si complica la vita alle persone su queste cose, più lavorano i commercialisti. Io mi dispiace dirlo, ma poi i commercialisti lavorano anche loro male per le questioni che loro stessi hanno posto, ovviamente. Però è una battuta la mia, vado anch'io da commercialista, eppure credo di essere abbastanza in grado. Non devo lavorare su queste piccole cose. No. Cose che contano. Allora, sì, ma era una battuta la mia. Si è offeso? No, non credo, no. Ecco. Anche perché anch'io vado dal commercialista, spendo di più dal commercialista che quello che devo pagare di tasse, per esempio. Ma questo vale anche per i CAF, anzi, per i CAF, i patronati, tanto vero che io mi fido di più andare dal commercialista. Comunque non c'entra niente con il ragionamento che dell'organizzazione che lei ci ha presentato stamattina, che è ottima, anzi è eccellente. Poi lo leggerò con più calma per rendermi ancora di più conto di quanto lavoro avete fatto. Lei, rispondendo prima, ha detto: se vado indietro al 2008 mi rendo conto che dal 2008 è cambiato il mondo, avete fatto dei passi in avanti da gigante. Il problema non è vostro, il problema casomai è che in questo paese c'è bisogno, se non interveniamo sulla semplificazione, abbiamo contemporaneamente bisogno anche di molta formazione a qualsiasi età, altrimenti non è possibile, altrimenti si scade nel sentier comune, questo non vale. Ma siccome la tecnologia e la digitalizzazione è il futuro, ne abbiamo parlato anche ieri nel Recovery Plan, insomma è una cosa fondamentale, importante, io credo che dovremmo pensare anche come aiutare le persone a poterlo, e chi fa questo lavoro, poterlo utilizzare in modo giusto, in modo importante. Io penso che rispetto alla questione su queste considerazioni e di come funziona la pubblica amministrazione, non voi, quando parlo di pubblica amministrazione penso agli enti, perché ci sono grandi enti che possono tranquillamente usufruire di tutta l'organizzazione che voi avete posto, l'organizzazione del lavoro, i portali, quello che ci mettete a disposizione per poter avere tutti i dati necessari, ma ci sono tanti piccoli comuni, ma anche tante piccole imprese che ovviamente hanno più problemi. Però restando alla pubblica amministrazione, noi avremo l'audizione con dei ministeri,
e anche altri, insomma, tutte le audizioni che abbiamo previsto. Quando incontreremo Brunetta, io con Renato Brunetto, l'ho visto l'altro giorno che era alla Camera, l'hai visto anche tu, noi eravamo tutti lì, e gliel'ho un po' accennato. Siccome lui, io lo stimo molto perché è un ministro competente, al di là del fatto che si è su posizioni politiche diverse, no? Ecco. Questo non c'entra niente nel rispetto del lavoro che sa fare una persona. Io penso che una mano lui ce la possa dare perché è molto interessato alla semplificazione e all'allargamento della platea di chi può usufruire di un servizio straordinario che voi con competenza sapete dare. Ecco, io mi fermo lì, le sue conclusioni sono eccellenti, però lo sforzo che lei ha fatto con questa relazione veramente è importante. Io la ringrazio di questo perché, insomma, a volte si parla vanvera senza rendersi conto di tutto il lavoro e le difficoltà che c'è dietro un servizio come il vostro. Quindi veramente per me è stato importante, la ringrazio, mi scuso se l'ho fatta lunga. Onorevole Giacometto, prego. Sì, grazie. Beh, intanto anch'io, che parlo per ultimo, mi associo però molto volentieri ai ringraziamenti nei confronti della dottoressa La Pecorella, perché la sua relazione, come dimostrano anche gli interventi dei colleghi senatori, della collega Cantone che mi hanno preceduto, il suo documento, dicevo, ha aperto una serie di interrogativi, una serie di domande, una serie anche di spunti interessanti che evidentemente rimandiamo ad un approfondimento poi del testo con un po' più di calma, ma che comunque già fin dall'inizio hanno determinato una serie di, appunto, di spunti interessanti per questo nostro dibattito. Quindi grazie, perché davvero ci ha messo a disposizione una relazione molto corposa, completa, e che ci dà un quadro molto esaustivo della situazione della gestione, della raccolta di dati che emergono dal punto di vista sia delle finanze, sia delle transazioni economiche e sia delle proprietà immobiliari, mettendoci di fronte ad un quadro che ci consente di svolgere al meglio il nostro impegno. Parto dalla considerazione che faceva l'onorevole Cantone nel suo intervento, e cioè il fatto di fare in modo che la pubblica amministrazione abbia come focus davvero i cittadini. Quello che il ministro Brunetta sta cercando di far passare come messaggio è che ci sono 60 milioni di stakeholder in Italia, che sono i cittadini, che devono poter essere messi nelle condizioni di far aumentare questo indice DESI dal 25esimo posto su 28 a magari alle posizioni di testa del nostro Paese. Perché anch'io credo, come diceva il senatore De Bertoldi e anche il senatore Fenu, che non si possa ridurre il tema alla scarsa capacità dei cittadini italiani di adeguarsi all'implementazione informatica, anche perché sappiamo che la nostra popolazione è una popolazione che purtroppo, io dico, lentamente sta invecchiando. Certamente bisognerebbe introdurre dei correttivi da questo punto di vista, ma questo è un altro tema. Certamente in una popolazione che è fatta in questo modo, evidentemente la possibilità, la capacità di accesso alle strumentazioni informatiche, che invece hanno un'evoluzione tecnologica molto rapida, evidentemente è un problema. Quindi bisogna mettere nelle condizioni i cittadini di poter accedere ai servizi che la pubblica amministrazione, in senso lato, mette a disposizione in maniera più semplice e più immediata possibile. E in questo senso, rispetto alla relazione che lei ci ha consegnato, ci sono una serie di spunti che secondo me si potrebbero prendere in considerazione. Parto dal tema dell'IMU, per esempio, che è una tassa che pagano tanti italiani, perché per fortuna tanti italiani sono proprietari di immobili, e lo dice anche la relazione. Negli ultimi anni, è citato, si è tentato di introdurre una modalità automatizzata affinché i cittadini potessero calcolare autonomamente il corrispettivo da erogare al comune di residenza. Evidentemente questa procedura, che è in itinere, perché anche nella relazione non è specificato quando vedrà una conclusione,
È una procedura non così semplice, perché mi richiede in alcuni casi, l'ho verificato direttamente, è il codice, il numero dei vani, è la categoria catastale, è tutta una serie di richieste fatte al cittadino, di cui l'amministrazione è già in possesso, peraltro, che potrebbero essere semplicemente risolte attraverso l'invio dell'F24 già preparato da parte dell'amministrazione locale direttamente alla casella mail indicata da parte del cittadino. Questo è un tema, ma anche come altri stakeholder, quelli per esempio le amministrazioni locali, è stato detto anche questo all'onorevole Cantone, noi siamo nell'Italia dei comuni, dei tantissimi comuni, e io mi rendo conto quando accedo per esempio al portale del federalismo fiscale per fare delle valutazioni, facendo anche l'amministratore locale, anche in quel caso, oggi sono in maggioranza, mi sono sbagliato, ma in quel caso l'opposizione, per verificare i comuni vicini, no? Non sono abituato, perché faccio un inciso, nella mia piccola carriera politica ho avuto ruoli sempre in minoranza, no? Tranne quest'ultima fase che tra l'altro vivo anche con un po' di fatica, perché... No, dicevo, quando faccio il mestiere di consigliere di minoranza nel mio piccolo comune, ogni tanto mi diverto, soprattutto in periodo di bilancio, a verificare nei comuni limitrofi le varie addizioni all'IRPEF, no? I valori dell'IMU e quant'altro. È noto, per esempio, nell'ultimo bilancio di previsione che abbiamo votato, credo 15 giorni fa, che l'aggiornamento dei dati di quel portale è al 2019, 2 anni prima. Questo credo che sia un problema in generale, credo che sia un problema dovuto al fatto che tanti piccoli comuni, come quelli che sono intorno al piccolo comune in cui faccio io il mestiere di amministratore locale, non hanno tempo, voglia, capacità, risorse per implementare quella banca dati. E questo secondo me è un problema, no? È un problema. Quindi questo, poi mi erano venute in mente una serie di domande leggendo con lei il documento. Ah sì, ecco, sempre dal punto di vista della capacità dell'amministrazione di essere tempestiva nelle risposte ai cittadini, lei ci ha detto che in questa fase pandemica il totale complessivo della virtualizzazione delle postazioni di lavoro è arrivato al numero di 61.223. Mi interessava capire quale fosse prima di questa fase pandemica. Zero. Ah, ok. Ah, poi mi risponderà. Poi, chiedo scusa se faccio perdere qualche secondo, ma... mi ero segnato una serie di cose qua. Ah sì, ecco. Sempre per quanto riguarda i servizi offerti dal Dipartimento, esiste questo simulatore dell'addizionale IRPEF e simulatore IMU-TASI, sempre rivolto ai comuni. Anche in questo caso mi chiedevo se esistesse una statistica dell'utilizzo effettivo, perché noi parliamo dell'utilizzo da parte dei cittadini insufficiente degli strumenti messi a disposizione, ma magari anche le pubbliche amministrazioni hanno qualche problema. Questo l'abbiamo visto. Sì, insomma, questo sono un po' le mie considerazioni. Infine, mi chiedevo se esista un particolare sito, organo dello Stato o portale, che dir si voglia, che sia di riferimento per mantenere l'elenco delle basi dati fiscali di interesse nazionale, perché per un cittadino è impossibile solo sapere quali siano i suoi dati e in possesso di chi, e questa sarebbe un'informazione magari utile. Io vorrei sapere se i miei dati di ogni genere sono da qualche parte, dovrei avere un elenco molto banale. E allo stesso modo per un'impresa è impossibile sapere a chi chiedere quali siano e dove possono essere trovati i dati ufficiali su un ambito, per esempio, di tipo fiscale. Queste sono le domande. Grazie. Grazie. Professoressa, mi permetta, prima di cedere la parola per le risposte finali, di ringraziarla di nuovo per il corposo lavoro che è stato fatto. Si coglie veramente, credo che è emerso a tutti gli interventi dei colleghi,
comunque un lavoro straordinario svolto nel tentativo di modernizzare la gestione dei dati presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Mi permetta di aggiungere in conclusione due suggestioni più che due domande. Ovviamente mi associo agli interventi fatti dai colleghi e condivido pienamente. Avrà notato che più volte tutti i colleghi di qualunque appartenenza politica hanno usato la parola cittadino. Non voglio essere critico, ma se dovessimo rileggere con attenzione il documento che lei ci ha consegnato, forse la parola cittadino non è mai citata. Si parla di contribuenti, individui, famiglie, partite IVA. Lo dico perché noi siamo politici, voi ovviamente fate il vostro mestiere, però tutto il lavoro che noi facciamo, sia la politica sia la pubblica amministrazione, è in funzione al cittadino, che è qualcosa di diverso rispetto all'individuo. Il cittadino è portatore, cittadinanza, quindi è portatore di diritti e di doveri. E lo dico perché probabilmente questo grande lavoro che noi apprezziamo, io personalmente apprezzo tantissimo, sono stupito degli strumenti che l'amministrazione ha a disposizione, non pensavo francamente, in qualche maniera però è stato fatto proprio a spese dei cittadini, nel senso che non a spese nel senso economico, ma chiedendo ai cittadini una serie di adempimenti e alle imprese, quindi ovviamente, che sono state molto onerose negli anni e che forse adesso è il momento in qualche maniera di alleggerire. Quindi se si facesse questo sforzo di semplicemente, anche banalmente, di non chiedere i dati che già sono noti, come veniva detto, forse già riusciremo ad aiutare il cittadino a comprendere e anche ad apprezzare il grande lavoro che è stato fatto. E invece l'ultima suggestione che vorrei lanciarle riguarda il capitolo 2, che è quello dell'analisi economica e statistica delle politiche fiscali, che io ritengo importantissima, ma non solo per l'amministrazione pubblica, ma anche per la politica, per il governo. Perché se questo strumento fosse veramente reso efficace al 100%, noi potremmo fare delle leggi diverse rispetto a quelle che facciamo oggi, perché oggi noi facciamo delle leggi semplicemente analizzando i flussi di cassa che le nostre scelte determinano, e quasi mai il flusso economico, quasi mai la resa economica. In un'impresa, in un'azienda, le scelte vengono fatte proiettando la resa economica, non la cassa. Le faccio un esempio banale: si discute in questi giorni della questione di prorogare il superbonus 110%. È evidente che questo strumento ha un costo notevole in termini di cassa, ma se noi avessimo, amministratori, avessimo a disposizione, e l'amministrazione avesse a disposizione uno strumento, non dico che con la certezza al 100%, ma molto attendibile, che fosse in grado di farci una proiezione nel tempo degli effetti di una scelta, potremmo certamente gestire lo strumento valutando la cassa necessaria per poterlo rendere efficace nell'anno successivo, ma con la consapevolezza che negli anni a venire questo costo di cassa diminuisce, forse anche si azzera, o forse torna anche in termini positivi, perché lo strumento produce uno sviluppo. Ecco, io credo che questo punto sia estremamente importante, e quindi complimenti per averlo inserito e per averlo elaborato, però credo che dovrebbe entrare in maniera ancora più forte in un'interazione tra amministrazione pubblica e politica. Grazie ancora per la sua presenza, le lascio la parola per l'intervento conclusivo. Rispondere rapidamente in maniera puntuale per le informazioni che ho in questo momento. Onorevole, condivido assolutamente le riflessioni su continuare a presidiare, a esercitare tutto lo sforzo necessario per la semplificazione è la chiave. Anche se alcune volte, e un esempio era proprio quello che scrivevamo prima con il
con il senatore De Bertoldi del credito d'imposta, ci sono alcune cose che appaiono come delle complicazioni in realtà, ma quella è una modalità di ulteriore flessibilità concessa ad un contribuente, cioè un credito d'imposta che è fruibile in compensazione orizzontale che può essere ricevuto, può essere invece fruito in dichiarazione, e questo quindi appare magari, no, come una complicazione, una ridondanza, una richiesta di elementi. Sia l'onorevole Giacometto che il presidente Parolo hanno evidenziato l'importanza della centralità del cittadino. Io devo dirvi che sì, certo, diciamo, lei ha ragione, Presidente, nella relazione la parola più usata è più usata la parola contribuente, no, rispetto a quella del cittadino, ma devo dire che, per esempio, che l'attenzione al cittadino c'è, cioè, è centrale nell'atto di indirizzo per la politica tributaria che l'amministrazione finanziaria annualmente riceve, un atto triennale che annualmente l'amministrazione riceve da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nell'atto di indirizzo che ci sta per raggiungere, ma che io ho avuto il privilegio di vedere in anticipo, l'amministrazione finanziaria è invitata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze a rivedere tutta la sua azione, assicurando la centralità del cittadino, diciamo. Cosa che peraltro, diciamo, no, credo, l'amministrazione finanziaria è invitata a sfruttare, diciamo, a costruire, no, su quello che di buono e di importante è stato fatto nella fase di gestione dell'emergenza pandemica, nella capacità di raggiungere, no, in tempi rapidi, in maniera efficace, i destinatari delle misure di supporto, a costruire su questo, mantenendo il cittadino al centro dello sviluppo delle attività dell'amministrazione e valutando costantemente, diciamo, la percezione da parte del cittadino dell'efficacia dell'azione amministrativa. Per quello che riguarda invece i dati dell'imposta municipale propria, che è un lavoro che è in corso, noi abbiamo, diciamo, introdotto quelle modifiche, abbiamo proposto e abbiamo sostenuto, no, le modifiche legislative che vi ho descritto, che porteranno a breve alla predisposizione di una dichiarazione, no, di una IMU precompilata. A breve, non glielo so dire, però a breve ci stiamo lavorando. Non mi faccia dire tra due mesi, perché non è vero perché siamo un'amministrazione che quando, diciamo, inizia un'attività. Se la interrompo, si vede che questa è una commissione tributaria. Sì, esattamente. E i dati, lei mi diceva di aver guardato i noi simulatori i simulatori delle addizionali, però sono basati sui dati delle dichiarazioni, i dati delle dichiarazioni sono di 2 anni prima. Non c'è nessun modo, è il tempo minimo per avere il tempo, cioè, oltre questo è un tempo che non riusciremo. Sì, però lei diceva che i dati che erano sottostanti erano dati di 2 anni prima, perché sono i dati delle ultime dichiarazioni disponibili. Ok. Onorevole, devi parlare nel... No, scusi, perché così ci sentono anche i colleghi collegati. Vabbè, ma non voglio. Ok, comunque questa è la spiegazione per cui i dati di riferimento sono quelli di 2 anni prima. Il lavoro, quindi mi ha chiesto anche del lavoro agile, pre-pandemia era il 10% nel Dipartimento, e invece poi nella fase dell'emergenza pandemica, in tempo, devo dire, quasi reale, a marzo dello scorso anno siamo riusciti a mettere nelle condizioni i nostri dirigenti funzionari, nelle condizioni di lavorare da casa come se stessero lavorando in ufficio. I dati dell'analisi economica, Presidente, il Dipartimento svolge come funzione essenziale quella di supporto alla policy, e il supporto alla policy è articolato su tre piani: l'analisi economica degli effetti delle politiche, l'analisi tecnico-normativa delle disposizioni, l'analisi di compatibilità con il diritto dell'Unione
europea della nostra legislazione in materia tributaria. Quindi è un'attività che svolgiamo regolarmente, ma devo dire che è anche, diciamo, è anche disponibile. Per esempio, lei diciamo, mi rappresentava l'esigenza di conoscere se per alcune politiche che hanno un costo, un onere in termini finanziari, esiste poi invece un ritorno, no, in termini di effetti indotti che tipicamente non vengono colti, no, quando si fa l'analisi di impatto degli effetti finanziari, perché diciamo, per ragioni prudenziali, quando si introducono delle norme, per esempio agevolative, si colgono soltanto gli effetti diretti della norma e non si stimano gli effetti indotti. Ma noi analisi così le abbiamo fatte e le dico, per esempio negli immobili in Italia, nella nostra pubblicazione annuale di immobili in Italia abbiamo fatto le analisi, analisi sia delle agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie che delle agevolazioni connesse che della, diciamo, della cedolare secca, abbiamo valutato, no, quindi la loro efficacia e quindi il fatto che quella agevolazione avesse conseguito l'obiettivo per la quale era stata introdotta. Entrambe, adesso guardiamo le ristrutturazioni edilizie, un'agevolazione importante e storica, sono state introdotte all'inizio per ragioni di favorire l'emersione di transazioni che normalmente avvenivano in nero. Quelle agevolazioni, la risposta alla domanda, quella agevolazione è efficace? È sì, quella agevolazione è efficace, è un'agevolazione largamente utilizzata ed è un'agevolazione rispetto alla quale la nostra misurazione della capacità di far emergere base imponibile sommersa è positiva. Quella agevolazione è un'agevolazione che sì, la nostra analisi fa altre domande, l'analisi economica, è un'agevolazione che diciamo genera, no, risultati economici che sono sufficienti a finanziarla? No, non genera risultati economici che sono sufficienti a finanziarla. L'onere delle agevolazioni è più grande degli effetti, così vale la pena tenerla? Sì, secondo noi, dal punto di vista dell'analisi economica, no? Perché comunque sicuramente ha sostenuto l'emersione. Ulteriori dimensioni di analisi, adesso coglietele per quello che sono analisi economiche, ulteriori dimensioni di analisi di quel tipo di agevolazioni che vi ritrovate nei documenti del Dipartimento sul sito, sono gli effetti distributivi. Quell'agevolazione è un'agevolazione che è fruita da chi e quindi distribuita la popolazione distribuito l'universo dei contribuenti lungo una scala crescente dei redditi, si vede quali sono i contribuenti, a quali sono i percentili o i decimi di reddito ai quali appartengono i contribuenti che maggiormente fruiscono di questa agevolazione. Se uno scopre facendo questo che questa agevolazione è fruita dai contribuenti che appartengono ai decimi più alti, non credo che si sorprenda, cioè chi diciamo, dispone di immobili e li fa ristrutturare mediamente non è in condizioni, no, economiche totalmente disagiate, perché non potrebbe farlo. E quindi insomma, però ci sono queste analisi. Ci sono e sono a vostra disposizione, qualora quindi, diciamo, se nell'esercizio della vostra attività diciamo, aveste bisogno di supporto o di confronto, certamente l'amministrazione è a disposizione. Grazie. Fatemi concludere, sì, però sì. Visto che io vi ringrazio molto per l'apprezzamento che avete espresso per questa audizione, lasciatemi concludere ringraziando i miei colleghi, i direttori delle direzioni del sistema informativo della fiscalità, il dottor Federico Filiani, la dottoressa Monteduro, la direttrice della direzione studi e ricerche economico-fiscali, e il dottor Giovanni Spalletta, direttore della direzione della legislazione tributaria e federalismo fiscale, e tutto il loro staff, perché è con il loro lavoro non solo che si è prodotta questa relazione, ma si sono prodotti tutti gli avanzamenti nei servizi offerti dal Dipartimento delle Finanze a cittadini, contribuenti e stakeholders istituzionali. Grazie. Grazie professoressa e grazie anche a tutti i suoi colleghi che ci hanno supportato collegati dal MEF. Grazie ancora, buona giornata.